Parleremo della teoria della relatività ristretta. Sarà una conferenza rispetto a, diciamo, alle ultime conferenze, agli ultimi anni tenute dal gruppo Astrofili, un po' atipica, nel senso che normalmente vengono proiettate delle slide che sono effettivamente esemplificative e di aiuto rispetto all'esposizione. Io invece non proietterò nessuna slide. Più che una conferenza, sarà una conversazione. Non proietto le slide per due motivi. Uno, perché sono un po' un vettero, come dice Sandro, sono uno dei più vecchi del gruppo, ma anche a questo punto anche anagraficamente. Ma il secondo motivo è che, diciamo, sarebbe proiettare le slide sarebbe una conferenza un po' troppo deterministica, per così dire, mentre noi relativamente vagheremo. In realtà non è così, perché io tenterò di seguire un filologico, ho qua delle, diciamo, degli item, di appunti per seguire un filologico, anche perché poi vedrete che, diciamo, la teoria della relatività è una teoria che, diciamo, a oggi spiega meglio di quanto altre, quindi la teoria tra virgolette vera, la realtà fisica, diciamo, del nostro universo, ma questo non significa che essere relativi significhi un pensiero debole. Sostanzialmente ha sostituito l'assolutismo, diciamo, precedente dei secoli precedenti con una nuova teoria. Quindi, ripeto, tenteremo di seguire un filologico. È una teoria, come diceva Sandro, non semplice, nonostante siano passati 108 anni da quando Einstein l'ha formulata, nonostante alcuni dicano che è semplice, io ritengo di no. Cito per fare un esempio il professor Collina, che insegnò relatività generale a me, al vicepresidente Roberto Bracco, qui presente, a cui chiedo anzi di venirmi in aiuto se ci sarà necessità, il quale, quando parlava di relatività generale e doveva citare qualcosa sulla relatività ristretta, diceva: queste cose le conoscete fin dall'infanzia. Io ritengo che non sia così. Nonostante ciò che diceva uno dei più grandi uomini di pensiero del secolo scorso, del 1900, forse l'ultimo uomo completo che ci sia stato, diciamo, quando, come ben sapete, dopo Leonardo da Vinci ci si è sempre più specializzati, che è Bertrand Russell, che è un filosofo, matematico, e vinse un premio Nobel per la letteratura, per dare il senso della sua completezza, che nel 1925, quindi 10 anni dopo l'elaborazione della teoria della relatività ristretta, che è del 1905, scrisse in un suo libro «Bisogna cambiare immagine del mondo». Le idee di Einstein appariranno più semplici alle generazioni che cresceranno con esse. È vero che, vedremo di trattare anche un po' questo, diciamo, le teorie sono più facili se per le generazioni quelle teorie sono già nate, e quindi sono più immerse in questo, ma io ritengo che a distanza di 108 anni questa, diciamo, teoria non è ancora così semplice. Non è semplice perché in qualche modo travalica il nostro senso comune, e anche di questo un po' parleremo. Io ho la pretesa, diciamo, sono cosciente che sarà difficile per la teoria stessa, per le mie limitazioni, per l'esposizione che ci sarà difficile per me e per voi. Ho l'ambizione di riuscire ad arrivare, diciamo, alla fine della serata, e spero di essere anche abbastanza sintetico, di fare tutto in un'oretta e, se possibile, anche meno. Ho l'ambizione di riuscire a far capire che cos'è la teoria della relatività, anche se non sarò in grado di far capire al 100%, anche perché il 100% probabilmente non l'ho capito nemmeno io, ma se, diciamo, voi riuscirete a capire anche il 60-70% di quello che spiegherò. Per fare questo, io non parlerò in maniera ristretta della teoria della relatività, cioè non parlerò da subito della teoria della relatività, ma tenterò di fare un percorso per far capire come questa teoria è nata, perché è nata, quali sono stati i presupposti, perché credo che con questo sia più facile capirlo, possa essere anche più, diciamo, interessante, perché la teoria della relatività, senza nulla togliere alla genialità di Einstein, che la formulò e la elaborò in soli 2 mesi nel 1905, annus mirabilis, cosiddetto, per Einstein, in cui lui elaborò la teoria della relatività, la teoria del moto browniano in altri 2 mesi, la teoria dell'effetto fotoelettrico in altri 2 mesi, per cui poi prese il Nobel. Einstein non prese mai il Nobel per la teoria della relatività ristretta, né per la teoria della relatività generale, dove invece impiegò 10 anni a lavorare.
Ma dicevo, questi, appunto, in questi 2 mesi la elaborò e quindi noi tentiamo di capire comunque come ci si è arrivati lì perché, ripeto, nonostante quello che stavo dicendo, la genialità di Einstein, la teoria non fu un fulmine a ciel sereno. E il mio sforzo di questa sera è soprattutto volto a tentare di inquadrare appunto come è nata, come si è sviluppata, perché sostanzialmente fu, se vogliamo, un vento che dipanò una serie di nubi che c'erano, oppure se vogliamo considerare fu un fungo, un bellissimo fungo, ma che non nacque in un deserto, ma in un humus che già era pronto e sostanzialmente Einstein fu capace di percepire, di acquisire e di sintetizzare per elaborare la propria teoria in questo tempo limitato che vi ho detto. Quindi parto un momentino, diciamo, da lontano perché ritengo che questo sia importante per far capire appunto quali furono i presupposti e come fu elaborata questa teoria. Userò il meno possibile la matematica, scriverò equazioni il meno possibile, meno di quanto basta addirittura, ma non zero. Zero proprio, diciamo, non ce l'ho fatta, ma farò il meno possibile, ripeto, il meno di quanto basta. È una teoria, come diceva Sandro, che ha un formalismo molto semplice in realtà, però molto semplice rispetto a una teoria del Novecento, insomma. Molte teorie, diciamo, del Novecento hanno dei formalismi che sono difficili da capire per persone che frequentano facoltà scientifiche universitarie e anche negli anni avanzati. La teoria della relatività no, è un formalismo più semplice, però il molto semplice è un molto semplice relativo anche in questo senso. Quindi io, ripeto, userò molto poco delle equazioni, sperando che, come dicevo prima, che se comunque anche quelle non potessero essere capite in toto, si riesca alla fine della serata a capire, diciamo, il senso della mia conversazione. E allora, dicevo, è una teoria che con un formalismo semplice, che si presta anche a interpretazioni filosofiche e mi verrebbe da dire anche parafilosofiche, io tenterò di non andare verso questo declivio, per così dire, perché è in qualche modo facile andare lì, tenterò di rifuggire, ma forse non ci riuscirò del tutto. Cominciamo quindi il percorso storico, diciamo, di pensiero che ci ha condotto alla formulazione della teoria della relatività ristretta. E partendo, diciamo, dalle considerazioni su come nasce una teoria. Una teoria nasce, diciamo, in qualche modo da sempre, ma in maniera poi organizzata come metodologia poi da Galileo, lo vedremo un momentino, con delle ipotesi. Le ipotesi nascono dai nostri sensi. Noi abbiamo 5 sensi, lo sapete. Se noi ne avessimo 4, probabilmente certe teorie non sarebbero venute fuori. Per farvi un esempio, diciamo mio, se noi mancassimo dell'udito, probabilmente la teoria della propagazione del suono non sarebbe mai avvenuta perché noi non avremmo l'udito e quindi non saremmo a conoscenza di questo. Quindi dei nostri 5 sensi, noi ne abbiamo usati, noi nel senso gli scienziati, coloro che hanno elaborato le teorie nei secoli e quasi nei millenni, sostanzialmente due, grazie. Così è, papà. Non ci Non abbiamo bicchieri. Che sono sostanzialmente il tatto e la vista. Il tatto, molto meno della vista. Per fare un esempio, il tatto, che so, il concetto di forza che acquisisce particolare rilevanza con Newton, è un concetto antico, diciamo, per il fatto che ci si accorgeva che per muoversi bisognava fare uno sforzo, che un cavallo per tirare un carro doveva usare una certa forza, noi stessi prendiamo questo e usare una certa forza. Il senso che più è stato utilizzato è ovviamente il senso della vista. E quindi diciamo partiamo da lì. Dal senso della vista e velocemente, perché altrimenti diventa una cosa appunto troppo lunga, eccetera, insomma, partiamo da Tolomeo. Tolomeo osservava che il Sole girava attorno alla Terra, i pianeti giravano attorno alla Terra e quindi sostanzialmente lui non solo, comunque già precedenti filosofi greci, comunque Tolomeo sistematizzò la cosa,
Tolomeo, diciamo, formulò la teoria della centralità della Terra rispetto all'universo, perché appunto il senso della vista dava questa evidenza sostanzialmente. Dobbiamo fare un salto di 1500 anni sostanzialmente per arrivare a Copernico, il quale mise al centro dell'universo il Sole. Perché mise al centro dell'universo il Sole? Perché la vista, detto in altro modo, diciamo in maniera più elegante, le evidenze sperimentali non facevano sì che, diciamo, la teoria tolemaica difettasse in qualche modo. Cioè, in particolare con Tolomeo, mettendo il Sole al centro dell'universo, si riusciva a spiegare il moto retrogrado dei pianeti, mentre nel caso di Tolomeo, per spiegare il moto retrogrado, bisognava fare uso degli epicicli, che erano una sovrastruttura sostanzialmente, no? di tipo matematico, deduttivo, per spiegare il moto dei pianeti. E con Copernico si riusciva anche a spiegare lo spostamento del Sole lungo l'eclittica, cioè il fatto che comunque il Sole, secondo Tolomeo, girava attorno alla Terra, però si vedeva che poi nel tempo il Sole si spostava all'interno del globo celeste lungo quella che noi già allora si chiamava eclittica, e faceva, diciamo, questo giro, questo percorso nell'arco di un anno. Quindi se noi mettiamo il Sole al centro dell'universo invece della Terra, questi due problemi non esistono più, e quindi vedete che, diciamo, la nostra vista, collegata ovviamente al nostro cervello, perché queste persone, anche le più antiche, a partire da Tolomeo, ovviamente avevano, oltre alla vista, sviluppato un cervello, diciamo, eccezionale, erano in grado di spiegare meglio ciò che si vedeva e di fare quindi delle ipotesi più semplici. Questo è sostanzialmente, secondo me, il percorso che ha caratterizzato e che continua in qualche modo, anche se adesso ovviamente le teorie fisiche sono di una complessità esagerata, e comunque il percorso che caratterizza e ha caratterizzato lo sviluppo del pensiero scientifico, in particolare lo sviluppo della fisica. E su questo, appunto, dicevo, Copernico mette al centro il Sole. Quello che mi preme sottolineare è che noi comunque siamo permeati da una certa nostra cultura, da postulati inconsci in qualche modo, che fanno prendere, diciamo, delle cantonate anche ai più grandi scienziati, perché le nostre teorie, pur partendo da delle, diciamo, evidenze sperimentali, da delle osservazioni, da delle ipotesi che sono ipotesi che paiono oggettive, sono comunque permeate dalla nostra fisiologia, dalla nostra psicologia e dalla nostra sociologia. Vi faccio degli esempi rispetto a questo che io voglio dire, questo sarà utile anche per far capire il fermento che c'è stato 20-25 anni prima della nascita della teoria della relatività, dove non si riusciva sostanzialmente a far quadrare le equazioni di Maxwell con quelle di Galileo. Poi ci arriveremo e vi spiegherò cosa significa. Vi faccio degli esempi. Il grande Galileo, appunto, e Copernico avevano, diciamo, Galileo aveva sposato la teoria di Copernico, che metteva il Sole al centro diciamo dell'universo, ma con, anche mettendo il Sole al centro dell'universo, per riuscire a spiegare il moto dei pianeti non c'era più un moto retrogrado, eccetera, ma erano comunque necessari degli epicicli. Questi epicicli a noi adesso appare chiaro e scontato in qualche modo che sono una sovrastruttura. Lo stesso Galileo però accettava questo perché sostanzialmente era permeato da una cultura greca per cui le orbite dovevano essere orbite circolari, e con le orbite circolari, per riuscire a spiegare il moto dei pianeti attorno al Sole, siccome il moto dei pianeti è ellittico, bisogna tirare fuori degli epicicli. Keplero supera questo e introduce le orbite ellittiche, che sono valide, diciamo, ancora oggi, per cui gli epicicli non sono ancora necessari. Galileo, pur nella sua grandezza di scienziato, che sicuramente è uno scienziato, uno in assoluto dei più grandi di tutti i tempi, non riesce, secondo me, implicitamente, appunto, a superare questo concetto, e quindi per lui è scontato che le orbite siano circolari. L'altro esempio che vi faccio è quello di Newton. Newton è un grandissimo
scienziato, uno dei più grandi, anche lui che è scopritore delle leggi di gravitazione universale, Newton considerava impossibile l'azione a distanza. Lui aveva trovato la legge di gravitazione universale che appunto che lega, diciamo, tutte le masse tra di loro, in particolare, no, la gravitazione della Terra e dei pianeti attorno al Sole, ma considerava impossibile l'azione a distanza, per cui aveva introdotto l'esistenza, così diciamo postulando in qualche modo, di un qualche meccanismo mediante il quale l'attrazione solare veniva trasmessa ai pianeti. Questi meccanismi sono stati in qualche modo postulati più volte da scienziati e da fisici e sono risultati più volte delle sovrastrutture che poi dovevano essere superate. Uno di questi meccanismi è l'esistenza dell'etere, o in particolare dell'etere cosmico, che era stato postulato filosoficamente da Aristotele, ma poi anche, e lo vediamo dopo, come etere cosmico, non filosoficamente, da Maxwell, anche lui uno dei più grandi scienziati dell'era moderna e in generale. Einstein, con la teoria della relatività, e lo vedremo, sconfigge il meccanismo dell'etere, e sconfiggendo anche questo meccanismo, ma non solo lui, ripeto, con tutti i funghi che ha, diciamo, intorno e tutto l'humus, riuscirà a, diciamo, a mettere da parte questo meccanismo e arrivare a una teoria che a oggi, diciamo, no, non richiede più sostanzialmente meccanismi. Questo, secondo me, è una anche delle grandezze della teoria. Lo stesso Einstein, però, e qui chiudo su questa mia, diciamo, per qualche modo prolusione su quello che io chiamo in qualche modo questi postulati inconsci, nella teoria della relatività generale, che noi oggi non tratteremo, formulando questa teoria, che tra parentesi è di una bellezza estetica secondo me straordinaria, e scrivendo, diciamo, le equazioni, gli era venuto fuori l'espansione dell'universo. È venuto fuori questa cosa e noi oggi sappiamo che l'universo si espande. Tutti voi più o meno credo conosceranno o sapranno dell'esistenza della teoria del Big Bang. Einstein allora aveva con la sua teoria trovato questo e io dico per la sua, no, il suo essere uomo in quel periodo, per la sua fisiologia, per questa sua psicologia e sociologia, ha messo nella sua teoria un fattore correttivo che correggesse l'espansione dell'universo in maniera tale che l'universo non si espandesse. Questo, secondo me, qui chiudo su questo, dà il senso di quanto anche nelle persone più grandi, più laiche, più geniali, l'essere comunque uomini facendo parte di un certo tempo li porti poi a poter prendere anche, diciamo, degli errori e delle cantonate. E questo è un percorso, secondo me, diciamo, molto interessante per capire come poi si sviluppano le teorie. Ci fermiamo un momento e, diciamo, per tentare di capire la cosa, parliamo della relatività galileiana, perché per capire poi la relatività di Einstein bisogna partire dal concetto della relatività galileiana. Allora, Galileo, come sapete, come ho detto prima, è uno dei più grandi in assoluto scienziati di tutti i tempi. È stato l'introduttore del metodo scientifico. Prima di Galileo, diciamo, chi formulava teorie le formulava in maniera metodologicamente, diciamo, non riconosciuta, o almeno, oppure partiva da, diciamo, da una metodologia che nasceva da Aristotele, che sostanzialmente si, diciamo, diceva che esistevano delle essenze e dei sillogismi dai quali si deducevano poi le teorie. Galileo parte dalla cosiddetta sensata esperienza, dalle ipotesi che stavo dicendo prima, e quindi da un metodo ipotetico sperimentale cosiddetto, e dalla sensata esperienza parla di una necessaria dimostrazione,
cioè di un'analisi matematica, che quindi la matematica diventa a quel punto con Galileo lo strumento per il linguaggio, diciamo, della scienza, in particolare della fisica. Un'analisi matematica che deve essere rigorosa, che deve analizzare i risultati dell'esperienza con l'espressione di una legge. E con questa legge si devono verificare gli eventi con questa verifica degli eventi per verificare se appunto le leggi sono vere. Una legge è vera se l'evento che produce, diciamo, è spiegato dalla teoria, cioè se la teoria non è smentita dall'evento. Questo è, diciamo, detto in qualche modo in parole povere, il metodo galileiano. Noi qui questa sera, dovendo essere, diciamo, ovviamente sintetici, come vi ho detto, tentando di fare questo excursus per far capire come si arriva alla teoria della relatività, ci occupiamo del principio di relatività di Galileo. Io vi vorrei leggere un pezzo, che secondo me è un capolavoro, del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632, in cui Galileo enuncia il suo principio di relatività. E ovviamente risente del periodo, è un capolavoro e farà probabilmente sorridere alcuni di voi, ma dobbiamo considerare che siamo a 380 anni or sono. In questo racconto lui vuole dimostrare sostanzialmente quello che io scriverei qui alla lavagna, mettendo, diciamo, un punto fermo rispetto al concetto di relatività galileiana. Relatività galileiana. Galileo dice: le leggi sono invarianti per osservatori in modo relativo rettilineo uniforme. Non ci sono dei testetti più morbidi, Sandra? No. Perché mi sa che non si vede. Questo è l'enunciato di Galileo. Io vi racconto come lui l'ha scritto, vi leggo anzi, come lui l'ha scritto in questo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che è probabilmente la sua opera più importante. Rinserratevi con qualche amico nella maggior stanza che vi sia sotto coperta di alcun gran naviglio, cioè sotto coperta di una nave. E qui vi fate davvero mosche, farfalle e simili animaletti volanti. Sia vi anche un gran vaso d'acqua e dentro vi de pescetti. Sospendasi anche in alto qualche secchiello che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso. E stando ferma la nave, osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. I pesci si vedranno andare nuotando indifferentemente per tutti i versi. Le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto e voi, gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze siano eguali e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succedere così. Cioè, dice Galileo, voi osservate che c'è un vaso dall'alto, fate cadere una goccia, cadrà sul vaso sotto, i pesci nuoteranno nel loro acquarietto, se voi dovete fare un salto da una parte o dall'altra a piè giunti salterete, diciamo, più o meno della stessa lunghezza e non vi stupirete che
questo succeda quando la nave è ferma. Poi fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, con qualsiasi velocità, che pur che il moto sia uniforme, ho perso il punto, allora, pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti gli nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima, né perché la nave si muove velocissimamente farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché nel tempo che voi state in aria il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto. E gittando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo se egli sarà verso la prua e poi verso la poppa, che se voi foste situati per l'opposto, le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, perché la gocciola è per aria, la nave scorre a molti palmi. I pesci nella loro acqua non con più fatica nuoteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso. E finalmente le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accadrà che si riduchino verso la parte che riguarda la poppa, quasi che fossero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. E se abbruciando alcuna lacrima d'incenso si farà un poco di fumo, vedrassi ascendere in alto e a guisa di nuvoletta trattenervisi e indifferentemente muoversi non più verso questa che verso quella parte. Questo appunto è un estratto di Galileo che a molti potrà oggi apparire scontato, 380 anni fa non era scontato. Cioè il pensare che se io faccio un salto su una nave che si sta muovendo, poi mi ritrovo nello stesso punto e non più in là perché la nave si è mossa, è un concetto che per noi oggi è forse scontato, ma allora non lo era. Quindi io credo che dobbiamo dare merito a Galileo che con questo sostanzialmente ha formulato questa legge di relatività, che vedremo più avanti è assolutamente importante, per cui le leggi sono invarianti per osservatori in moto uniforme. Cosa significa? Che se un oggetto è in moto uniforme, diciamo che da qui si evince addirittura che non esiste la quiete assoluta, ma i moti sono tra di loro in moto uniforme, le leggi che noi applichiamo sono le stesse, cioè che ci sia la nave fermo o che la nave si muova, in realtà non esiste un concetto di fermo, di quiete assoluta, ma e tutte le leggi sono, le leggi valgono per qualsiasi sistema che si muova di moto rettilineo uniforme rispetto a un altro e sono le stesse. Questo è un punto fermo della relatività, è un punto di galileiana, è un punto fermo che si è trascinato nei secoli e che sostanzialmente i fisici hanno, gli scienziati hanno, diciamo, pensato che dovesse sempre valere, tanto che credo a tutti di noi, a gran parte di noi, ora appare sostanzialmente scontato. Quando arriveremo a Maxwell vedremo che qui questa cosa sembra accadere e questo poi, ripeto, ci porterà verso la teoria della relatività. Adesso, diciamo, mi tocca, anche se spero che non sia così poi necessario nel senso del discorso, scrivere due equazioncine le più semplici possibile, che poi appunto ci devono portare alla relatività, che sono le trasformazioni di Galileo. Allora, Galileo ovviamente, oltre a questo, dice anche come queste leggi del moto variano tra un sistema di riferimento e un altro, e proviamo a scriverle e tento di farle capire. Allora, voi sapete, credo che questo, diciamo, anche chi è meno preparazione in fisica, chi è più giovane, guardo mia figlia qui eccetera, sappia che la velocità, non so se si vede, la velocità
è definita come spazio fratto-tempo. Credo che, se non la formula, concettualmente lo sappiamo tutti. Noi quando andiamo in macchina diciamo andiamo a 50 km all'ora, a 80 km all'ora, quindi definiamo la velocità come spazio, 50 km fratto-tempo un'ora. Possiamo ovviamente usare altre unità di misura, possiamo definire come metri al secondo, ma diciamo indipendentemente dalle unità di misura, questa è la grandezza, questa è la relazione tra velocità, spazio e tempo. Noi questa formula la possiamo anche scrivere così: spazio uguale velocità per tempo. Se moltiplichiamo di qua per t, questo, no? Questo si semplifica, diventa s uguale a v per t. Cioè, per fare un esempio, se noi andiamo a una velocità di 50 km all'ora, come dicevo, e per un tempo di 2 ore, noi diremo quanto spazio abbiamo percorso. Abbiamo percorso uno spazio che è 50 v, è 50 km all'ora, per un tempo di 2 ore, per, qui semplifichiamo, uguale 100 km. Ok, è anche intuitivo, senza scrivere l'equazione, noi in qualche modo sappiamo, no, che se andiamo in macchina a 50 km all'ora, facciamo l'equazione in testa, secondo me, senza nemmeno farla, e viaggiamo per 2 ore, avremo fatto 50 più 50, 100 km. Questa è la semplice equazione che lo descrive. Ok? Siete riusciti abbastanza a seguirmi finora? Ok, andiamo avanti allora. A questo bisogna tentare di, a questo punto, introdurre anche, diciamo, le trasformazioni, la trasformazione galileiana che lega due sistemi di riferimento, che è un po' più complicata, ma io tento di semplificarla, nemmeno tanto. Facciamo un esempio. Facciamo finta che ci sia un sistema di riferimento che ha origine in un punto che io chiamo O. Facciamo l'esempio che, non so, questa sia, ci sia una stazione, O sia l'inizio delle pensiline della stazione. Nella stazione c'è un treno. Questo treno, la coda del treno, poniamo che sia nel punto O', e ci sia un passeggero nella testa del treno. Consideriamo che, ad esempio, tra questa pensilina e questo punto del treno ci siano 50 metri. Tra la coda del treno e il passeggero ci siano 100 metri. Allora, noi come scriviamo queste relazioni? Noi diciamo che la posizione che noi indichiamo con x, questa è la x, la posizione del punto P, che è il nostro passeggero, rispetto al punto O, che è l'inizio della pensilina, diciamo, della stazione, è uguale a lo scrivo poi ve lo spiego Allora, la posizione di P rispetto a O la possiamo scrivere come la posizione di P rispetto a O' più la posizione di O' rispetto a O. Quindi, qual è la posizione di P rispetto a O? Se x, la distanza tra P e O' è 100 metri, 100, e la distanza tra O e O' è 50 metri, scriviamo 50, uguale 150, cioè la posizione di P rispetto a O' è 150 metri. E quindi, ripeto, P rispetto a O' è a 100 metri di distanza, O' rispetto a O è a 50, e quindi P rispetto a O è a 150 metri. Ok? È un'equazione semplice che spero poi, ripeto, se non si riesce a seguire, spero si riesca a seguire comunque il senso, ma spero che si riesca a capire. A questo punto io questa x di PO la posso semplificare chiamandola
x la distanza tra P e O' la chiamo x' e la distanza tra O e O' la chiamo S. Quindi posso scrivere che x è uguale a x' più S. Se il treno si muove e il passeggero che è in testa al treno sta fermo, la distanza tra P e O' sarà sempre la stessa. La distanza tra O e O' non varierà perché il treno si è mosso. Quindi io posso scrivere questa relazione ancora in questo modo. X è uguale a x' più, andiamo a prendere questa, più vt. Questa unita a questa, cioè x uguale x' più vt, è la trasformazione galileiana, che mette in relazione appunto la posizione di un punto rispetto all'altro in due sistemi di riferimento, si dice. Cioè il sistema di riferimento che potremmo definire, anche se non è rigoroso, fisso della stazione, che ha la sua origine in O, rappresentato da X, e il sistema di riferimento del treno che ha origine in O prima. Questa io me la riscrivo qua perché poi cancellerò, Questa è la trasformazione galileiana, trasp galileiana, la andremo a riprendere tra, ritengo, poco meno di mezz'oretta, quando arriveremo definitivamente alla teoria della relatività e capiremo che cosa succede. Ok? Questo direi che lo posso cancellare. Anzi, vi faccio ancora una piccola equazioncina che però poi può essere utile. Se io sono sempre in questa situazione e mettiamo che io ho questo treno che si sta muovendo, ho sopra questo treno un cannone che spara un proiettile a 100 metri al secondo, ad esempio, e il treno sta andando a 30 metri al secondo, posso mettere, secondo Galileo, in relazione non solo le posizioni ma anche le velocità. Cioè io sostituisco alla x la v e ho che v di po è uguale a v di po primo più v di o primo. Cosa significa? Che se allora la velocità di p rispetto a o primo è 100 metri al secondo, ad esempio, io metto qua più la velocità del treno rispetto al sistema di riferimento che origine in O, che è 30 uguale 130. Cioè questo cosa significa? Che se io ho un cannoncino su un treno che spara un proiettile a 100 metri al secondo, un osservatore che è sul treno, che è qui, lo vede andare a 100 metri al secondo. Un osservatore che è qua lo vede muoversi a 130 metri al secondo, perché vede la velocità del proiettile sommata alla velocità del treno, ok? E quindi questa è la trasformazione, diciamo, galileiana delle velocità. Anche questo mi serve in qualche modo per poi fare dei ragionamenti sulla relatività ristretta di Einstein. Adesso la finiamo con le formule e ricominciamo a ragionare un momentino e ci spostiamo avanti di un po' più di 200 anni. Se avete qualche domanda,
ovviamente mi posso interrompere, se no vado avanti e poi alla fine ci scateniamo, se volete. Allora continuo e tento di dare un filo logico al ragionamento. Cosa è successo 230 anni dopo Galileo? Diciamo circa da 150, 200 fino ad arrivare a 230. Le nostre esperienze, quello che dicevo prima, i nostri sensi, soprattutto la vista, sono aumentate. La tecnologia è, insieme con la scienza, in qualche modo progredita e sono venute, diciamo, alla luce fenomeni che prima non esistevano o erano fenomeni, diciamo, molto molto limitati. Sto parlando dell'elettricità, del magnetismo e della luce. La luce ovviamente la vedevano tutti fino dagli albori. L'elettricità è un fenomeno che, diciamo, era pressoché sconosciuto, se non per l'elettricità statica quando si sfregavano unghie elettriche, ma diciamo che non era conosciuto dalla popolazione. Il magnetismo era, diciamo, conosciuto poco, ma conosciuto a coloro a cui capitava, che so, diciamo, di arrivare con una calamita vicino a un pezzo di ferro, sostanzialmente. In questi tempi le conoscenze aumentano, nascono, diciamo, i fenomeni, le spiegazioni e le teorie elettriche, magnetiche e della luce. Maxwell, che è un grande fisico, anche lui, di questi, diciamo, a partire da Galileo, io enumererei sostanzialmente Galileo, Newton, Maxwell e Einstein, tanto per dire i nomi, poi probabilmente faccio dei torti a qualcuno, ma per darvi, diciamo, il senso e l'importanza della struttura di Maxwell. Maxwell riesce a unificare con quattro equazioni, ma sostanzialmente, a parte le quattro equazioni, a unificare sostanzialmente l'elettricità, il magnetismo e la luce. Cioè dice che elettricità, magnetismo e propagazione luminosa sono effetti diversi di uno stesso fenomeno. È la prima teoria di unificazione che è avvenuta nella fisica. Come voi saprete, si sta tentando e si sta lavorando come fisici ancora adesso all'unificazione delle quattro forze sostanzialmente fondamentali che compongono, diciamo, le relazioni che ci sono nell'universo, che sono la forza elettromagnetica, quella di Maxwell, la forza gravitazionale di Newton, diciamo, la forza debole e la forza forte, che sono delle forze che si sviluppano sostanzialmente tra gli atomi e, meglio ancora, tra i nuclei. Maxwell per la prima volta unifica la teoria elettrica, il magnetismo e la luce. Fa questo, lo fa con successo, lo fa, diciamo, con dei risultati anche sperimentali, nel senso che le sue equazioni, le sue teorie trovano riscontro nella realtà. La teoria di Maxwell però ha un grande baco. Le equazioni di Maxwell non erano invarianti per osservatori in motore trinucleare. Questo, capite che rispetto a un Galileo che aveva scritto questa legge 230 anni prima, era un qualcosa che direi faceva, diciamo, strambanare in qualche modo gli ambienti accademici. E quindi diciamo che si poteva dedurre in qualche modo che o Galileo non valesse o Maxwell non valesse, ma in realtà Galileo da 230 anni valeva, Maxwell non da 230 ma con fenomeni diversificati e importanti valeva. E lì sostanzialmente nasce un impasse. Come si tenta di risolvere questo impasse? Allora, lì veniamo di nuovo a quello che io definisco, che ho definito i postulati inconsci in qualche modo. Si riteneva che ci dovesse essere un mezzo attraverso il quale si dovessero propagare le onde elettromagnetiche. Non vi ho detto, forse dovevo dirlo prima, che, diciamo, in questa unificazione tra elettricità, magnetismo e luce, sostanzialmente la teoria di Maxwell definì che la luce non era altro che un'onda elettromagnetica. Questo è uno dei grandi risultati di Maxwell, che aveva anche appunto risultati
conforti sperimentali. Essendo un'onda elettromagnetica, allora sì, e siccome siccome appunto le fenomeni ondulatori si pensava e si supponeva che avessero bisogno di un mezzo, perché Aristotele già diceva che ci doveva essere, diciamo, questo etere, perché da un esperimento di Torricelli che aveva fatto il vuoto in una ampolla, diciamo, e si era osservato che facendo il vuoto non si sentiva più nulla, perché come sappiamo effettivamente le onde sonore non si propagano nel vuoto, ma al di là dell'ampolla si vedeva ancora e quindi la luce si propagava, allora si ipotizzò che ci dovesse essere l'etere. Dall'etere di Aristotele si trasse l'etere, detto anche etere cosmico, attraverso il quale si doveva propagare la luce. Quindi sostanzialmente che cosa si disse? Che la luce si propagava attraverso l'etere e nel frattempo che si era determinata la velocità della luce sostanzialmente e che la velocità della luce fosse pari a 5 circa 300.000 km al secondo, che noi sappiamo essere nel sistema di riferimento dell'etere, e che le equazioni di Maxwell valessero quindi in questo sistema privilegiato dell'etere, perché si era, e questo era diciamo palese, non erano invarianti per diversi sistemi di riferimento. Quindi ripeto, si disse la luce si propaga nell'etere, la luce ha la velocità pari a C, cioè a quella velocità nell'etere, e le equazioni valgono nel sistema privilegiato dell'etere. E allora si andò alla ricerca della determinazione sperimentale dell'etere. Come? Con un esperimento sopraffino che ideò Maxwell e che fu messo a punto dai fisici Michelson Morley. Maxwell lo ideò nel 1875 e Michelson Morley lo mise a punto nel 1881 e continuarono a svilupparlo fino al 1887, che dava dei risultati con una precisione eccezionale, che doveva quindi determinare quale fosse la velocità assoluta della Terra rispetto a questo mezzo che era l'etere. Le sperimentazioni furono fatte benissimo, andarono avanti per anni e anni, furono ripetute perché davano dei risultati che secondo il senso comune sostanzialmente non si riuscivano a capire, ma alla fine vi faccio vedere sostanzialmente, diciamo, facendo questo semplice schemetto, no? Se noi abbiamo la Terra che gira attorno al Sole e abbiamo un etere che può essere, diciamo, che si muoverà di una certa sua velocità rispetto al Sole, quando la Terra è qui, noi sappiamo che la Terra va a 30 km al secondo la Terra andrà in questo verso, quando è qua andrà nel verso opposto, a 30 km al secondo ma dall'altra parte. Quindi se c'è un vento di etere si doveva trovare quale fosse la velocità assoluta della Terra rispetto all'etere facendo delle misure della velocità della luce. Cioè se si diceva la velocità della luce è pari a C nell'etere, siccome la Terra si muoveva rispetto all'etere, bisognava trovare quale fosse la velocità della luce quando la Terra si muoveva e quindi identificare quale fosse la velocità della Terra rispetto all'etere. Questi esperimenti furono ripetuti e si trovò che la luce, la velocità della luce, V della luce, era uguale a quel valore lì che è circa 300.000 km al secondo, che viene definito per semplicità C, uguale a C sempre. Questo è il grandissimo risultato sperimentale che trovarono Michelson Morley, a cui sostanzialmente, diciamo, inizialmente non credettero, per così dire. Ripeterono l'esperimento, altri fisici ovviamente verificarono l'esperimento per 6 anni, ma con una precisione assoluta, per cui bisognava assolutamente
con 30 km al secondo la precisione era dell'ordine di frazioni di chilometri al secondo, quindi se la Terra si fosse mossa a 30 metri al secondo si poteva anche non determinare la differenza, ma siccome la sensibilità dell'esperimento era di quell'ordine non si poteva non trovare la differenza, ma da qualsiasi parte si misurasse la velocità della luce era sempre uguale a c. Questo nel 1887 definitivamente fu accertato e diciamo che sostanzialmente ci si bloccò lì. Non è vero del tutto che ci si bloccò lì, però diciamo che qui fu accertato, a questo punto, se così era, sembrava che non valessero più le trasformazioni galileiane, perché se io metto qua, invece di sparare un proiettile su questo esercizio, diciamo, sparo la luce e qui invece di 100 ci metto 300.000, assumendo che la velocità della luce sia 300.000 km al secondo, e il treno va a 300 milioni di metri al secondo, vogliamo. E il treno va a 30 metri al secondo, che corrisponde sostanzialmente a 100 km all'ora, quindi ci siamo. Noi dovremmo trovare che la velocità rispetto a O deve essere 300 milioni più 30, cioè 300 milioni e 30 metri al secondo. Che sarebbe 30 metri al secondo c più 30, ma non è così. L'esperimento era assolutamente sicuro. La velocità della luce era c sempre. A questo punto, vi dico, ci fu un impasse sostanzialmente di 18 anni. 18 anni significa dal 1887, quando l'esperimento fu definito definitivamente, che non poteva che essere così, a quando Einstein nel 1905 trovò la soluzione. E adesso arriviamo alla soluzione, diciamo, arriviamo alla teoria della relatività. In realtà, una soluzione matematica l'aveva già trovata Lorentz. Un matematico, che poi le cui equazioni poi entrano nella teoria della relatività e vengono utilizzate da Einstein, il quale trovò che se invece di scrivere questa trasformazione così, la scriviamo così, x uguale a x primo più vt diviso radice di 1 meno v quadro su c quadro, dove questa è la velocità del mezzo, abbiamo visto che c è la velocità della luce, le equazioni di Maxwell diventano invarianti per osservatori in motori uniformi, cioè per sistemi inerziali. Cioè, cosa significa? Qui comincia a essere un passaggio concettualmente un po' difficile. Noi abbiamo visto che Galileo dice che le leggi sono invarianti per osservatori in motore in uniforme e questa invarianza è legata da questa equazione che abbiamo, diciamo, ricavato semplicemente. Abbiamo visto che le equazioni di Maxwell non sono invarianti per sistemi di riferimento inerziali. Allora Maxwell dice, ripeto, allora varranno nel sistema dell'etere. Cerchiamo l'etere, l'etere non esiste. Lorentz dice, ma così come esercizio matematico, se noi trasformiamo questa con questa, le equazioni di Maxwell diventano invarianti per tutti i sistemi di riferimento inerziali. Però Galileo, erano passati nel frattempo 250 anni e continuava a valere. Ma allora, diciamo, come la risolviamo questa faccenda? Vi faccio vedere quasi l'ultimo esempietto di, diciamo, con un'equazioncina. Allora, se questo,
Allora, cancello un momento, cancello questa, intanto l'abbiamo capito che questo esperimento ci ha detto che l'etere non esiste. Ritorniamo al nostro esempio del treno, no, che si muove rispetto alla pensilina a 30 metri al secondo. Sì? Il sistema di riferimento inerziale è l'equivalente, il sinonimo del sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme. Sono sinonimi, ok? È la stessa cosa. Allora, proviamo noi a scrivere, se noi andiamo a vedere cos'è, se noi mettessimo nelle equazioni di Galileo, invece che questa trasformazione qua, che cosa succede? Allora, V quadro è la velocità, diciamo, di un sistema di riferimento rispetto all'altro. Nel nostro caso è la velocità del nostro treno rispetto a questo. Se il treno va a 30 metri al secondo, questa radice, facciamo un esempio alla velocità più alta che noi possiamo pensare sostanzialmente sulla Terra, invece di 30 metri al secondo, 30 km al secondo, che è, diciamo, la velocità, abbiamo visto, della Terra che va intorno al Sole, ed è sostanzialmente poco di più la massima velocità che ha un vettore, cioè un razzo che venga lanciato da noi. Se noi mettiamo in questa radice qua 1 meno, qui ci mettiamo 30 km al secondo al quadrato e qui ci mettiamo 300.000 km al secondo al quadrato, questo numero qua è uguale a radice di 0,9999999, mi pare con 89, la cui radice è uguale ancora a 0,9999999995. Cosa significa? Che se noi avessimo il nostro treno che andava, diciamo, a 30, no, qui ho fatto l'esempio del nostro razzo che va a 30 km al secondo, se noi dividiamo questo per questo numero qua, otteniamo un qualcosa che differisce sostanzialmente di un milionesimo, cioè la distanza misurata da 1 sarebbe, poniamo, 100 km, e con questa trasformazione galileiana, e con questa farebbe 100 km e un micron. Se noi pensiamo alle nostre velocità tipiche, sono quelle del treno, a 30 metri al secondo invece che a 30 km, qui si aggiungono ancora una sfilza di altri 6-9 sostanzialmente, e quindi la nostra differenza rispetto a Galileo è che invece di 100 km avremo 100 km più sostanzialmente frazioni di angstrom, cioè la differenza è dell'ordine nemmeno della dimensione di un atomo. Il che significa che per velocità basse, se noi applichiamo questa formula qua alla teoria di relatività di Galileo, è uguale sostanzialmente, perché poi nella fisica la misura ha comunque il suo errore. Noi non possiamo misurare un qualcosa che disti 100 km o disti 100 km frazioni di angstrom. 100 km o 100 km frazioni di angstrom sono per la fisica lo stesso numero, diciamo. Quindi a velocità basse le trasformazioni galileiane, anche se le scriviamo così, valgono ancora. Questa è una considerazione. Allora, a questo punto faccio un salto e poi, se metto, andiamo un momento indietro. A questo punto, allora, Einstein cosa dice? Einstein fa due postulati e scrive la sua teoria con due postulati che vi leggo e poi eventualmente vado a scrivere. Dice: tutte le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali o in moto rettilineo uniforme. Primo postulato. Cioè la prima ipotesi, quello che io chiamavo ipotesi all'inizio della mia conversazione, diciamo, delle teorie. Siamo quasi a un'ora, ma sono vicino.
Il secondo postulato è la velocità della luce ha lo stesso valore, che chiamiamo C, in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questi sono i due postulati della teoria della relatività ristretta. Con questi postulati e applicando le trasformazioni di Lorentz, tutto torna. Tutto torna, però ci sono delle implicazioni che fanno variare delle altre cose che adesso vado a raccontare, che sono la sintesi, secondo me, della teoria della relatività ristretta, che noi nei nostri postulati inconsci, io dico, davamo sostanzialmente per scontate. Che cosa succede? Vado ancora un momento in avanti, poi eventualmente torno indietro. Cosa succede? Che affinché siano applicabili questi due postulati, le equazioni di Maxwell e le trasformazioni galileiane valgono, perché per velocità basse comunque torniamo a quelle, per velocità alte significherà che nelle trasformazioni galileiane dobbiamo mettere comunque questa trasformazione. Ma che cosa succede? Succede che affinché tutto questo valga, la lunghezza misurata dall'osservatore in O deve essere uguale all'osservatore misurato in O' per radice di 1 meno V quadro su C quadro, e il tempo misurato dall'osservatore in O deve essere uguale a T' fratto radice di 1 meno V quadro su C quadro. Qui ho finito con l'equazione. Questo ha un grandissimo significato. Cosa significa? Che se io sono un osservatore, l'osservatore in O rispetto a un osservatore in O', siccome questo numero qua, come avete visto, per velocità basse è praticamente uguale a 1, quindi L uguale L', ma comunque per qualsiasi velocità questo oggetto qua è un pochino inferiore a 1, perché è 1 meno qualcosa, la radice di 1 meno qualcosa, ok? Quindi se io moltiplico questo oggetto per qualcosa che è un po' meno di 1, significherà che questo L è inferiore a L'. Cioè c'è una contrazione delle lunghezze. Il contrario avviene per T, perché questo è al denominatore, quindi se io divido per un numero che è un po' più piccolo di 1, T è maggiore di T'. Cioè il tempo osservato dall'osservatore O sarà maggiore di quello osservato dall'osservatore T', cioè c'è una dilatazione di T. Questo è concettualmente un fatto dirimente, cioè significa che poi in questa equazione noi dobbiamo metterci anche in realtà un T', perché le relazioni non esiste più, ed è la grande rivoluzione su cui ora ci soffermiamo un momento della teoria della relatività, che non a caso si chiama teoria della relatività, che rompe definitivamente qualsiasi, diciamo, assolutismo, e che non esiste più un tempo assoluto. Ma i tempi sono funzioni dell'osservatore e anche le lunghezze sono funzioni dell'osservatore. Ma credo che la cosa più importante, diciamo di rimente, più rivoluzionaria, che ancora ai nostri giorni ci fa, per così dire, strambanare a distanza di 108 anni, è che non esiste il tempo assoluto. Newton, per tornare un momento indietro, quando ha esposto la sua teoria della gravitazione universale, aveva pensato a uno spazio assoluto e a un tempo assoluto dove si muovessero i pianeti, eccetera. Einstein dice, metto questi due postulati, con questi due postulati torna tutto, cioè torna la meccanica, torna l'elettromagnetismo, l'ottica, la propagazione della luce, eccetera, ma deve esserci una contrazione delle distanze e una dilatazione dei tempi. E ripeto, non esiste più
un tempo assoluto, non esiste più quello che veniva considerato un tempo cosmico. Noi non possiamo più parlare di simultaneità di eventi. L'universo è un qualcosa per cui ogni punto è caratterizzato da quattro coordinate che sono x, y, z, t. Cioè esiste solo lo spazio-tempo. X, y, z, t sono le nostre tre coordinate spaziali. Cioè la x, no? Noi viviamo in un mondo tridimensionale, quindi lo possiamo rappresentare, come si fa normalmente, diciamo, con tre coordinate, la x, la y, la z. Fino ad Einstein avevamo supposto che il t fosse un tempo, esistesse un tempo assoluto. Il tempo assoluto non esiste, esiste solo lo spazio-tempo, e quindi ogni punto è rappresentato in uno spazio quadridimensionale, si dice, dalle coordinate, dalle tre coordinate spaziali e dalla coordinata temporale, che sarà sostanzialmente diversa da punto a punto per sistemi di riferimento inerziali. Questo non è una supposizione. Il fatto della dilatazione dei tempi trova delle conferme sperimentali ormai a iosa. Ve ne cito una, che è un po' astronomica o parastronomica: il fatto che noi sulla Terra misuriamo, vediamo che ci arrivano sulla Terra delle particelle che si chiamano muoni. I muoni sono delle particelle che vengono originate a chilometri, decine di chilometri di distanza dalla nostra superficie terrestre, dovuta all'impatto degli strati alti dell'atmosfera terrestre dei raggi cosmici. I raggi cosmici sono, diciamo, sostanzialmente composti da particelle un po' di tutti i tipi che, collidendo con gli strati alti della superficie terrestre, danno origine ai muoni. I muoni sono delle particelle che hanno un tempo di vita limitatissimo. Il tempo di vita del muone è 2,2 tempo proprio 10 alla meno 6 secondi. Questo cosa significa? Che andando a prendere questa equazione qui, se quando i muoni si originano a decine di chilometri di distanza, venendo verso la Terra, andassero alla più alta velocità possibile, che noi sappiamo essere quella della luce, perché nulla può superare c, se noi facciamo 300.000 km al secondo per 2,2 per 10 alla meno 6 secondi, questa semplice così la potrei fare, ma non sto a farla, viene fuori che i muoni, andando alla velocità della luce, che quindi è probabile che vada alla velocità ancora un po' inferiore, ma diciamo alla massima velocità, farebbero un percorso, facendo questo prodotto, viene fuori banalmente 660 metri, perché 300.000 per 2,2 per 10 alla meno 6 fa 660 metri. Ma i muoni prodotti a decine di chilometri di distanza ci arrivano sulla superficie terrestre. E che significa? Che il tempo non è questo. Cioè il tempo, il t primo che noi vediamo dei muoni è superiore, altrimenti è superiore, anche siccome vanno veloci, di ordine di grandezza, altrimenti noi non li misureremo. E invece noi abbiamo degli apparati che li misurano. E il tempo di vita proprio è questo qua. Questo è un esempio. Se vogliamo, si può fare un esempio ancora più banale, più terra terra, la portata di tutti. Un sistema, un banalissimo sistema di navigazione satellitare, che tutti abbiamo in macchina, usiamo per andare a fare una gita, sì, non potrebbe funzionare, sì, non avrebbe la precisione che ha se non si tenesse conto di condizioni relativistiche, anche generali, perché sì, i satelliti della rete GPS sono a una tale distanza dalla Terra che anche la variazione di forza di gravità influisce sul loro tempo. Giusto. E si tratta di una cosa di tutti i giorni. Sì, sì. Diciamo che queste, come spesso succede nella fisica, poi diciamo certe scoperte trovano poi applicazione, per così dire tecnologiche, in tempi un po' successivi, ma le trovano. Questo, l'esempio del GPS è un esempio. Questo è io, diciamo, sono passato più di un'ora, non guardate, piuttosto spazio alle domande, mi fermerei circa qua.
Nel senso, lo spazio-tempo è il punto di partenza, poi sostanzialmente per Einstein, per la sua teoria della relatività generale, che come vi dicevo è una teoria che ha impiegato Einstein, per cui Einstein ha impiegato 10 anni invece di 2 mesi a lavorare, molto più complessa rispetto a questa, soprattutto più complessa come formalismo matematico e più ampia, che comprenda al suo interno quella teoria della relatività ristretta. Credo però che sostanzialmente, diciamo, il cambio di mentalità che noi dobbiamo avere, che diciamo la comunità ha dovuto avere, sia più dovuto quasi alla teoria della relatività ristretta che alla teoria della relatività generale. Io non tratto di quella, sia per i tempi, ma perché quello, diciamo, non l'ho preparata. Spero che questo excursus fatto in questo modo sia apparso chiaro. Chiudo parafrasando un'affermazione di Einstein, che disse che se la teoria della relatività risulterà corretta, gli americani diranno, sapete che Einstein era nato in Germania, da famiglia ebrea, ed era, diciamo, andato via dalla Germania sostanzialmente quando è sceso Hitler al potere. È andato negli Stati Uniti. E Einstein disse: se la mia teoria risulterà corretta, gli americani diranno che sono americano e i tedeschi diranno che sono tedesco. Se risulterà sbagliata, gli americani diranno che sono tedesco e i tedeschi diranno che sono ebreo. Parafrasando questa, vi dico: se sono stato abbastanza chiaro, la responsabilità è mia. Se non sono lo stato, è del presidente Sandro Zappatore, che ha voluto assolutamente la conferenza.